E ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Vi dico la verità, stavo quasi pensando di anticipare la pausa di un po', ma almeno per questa settimana sarà rimandata, poi vedremo. È rimandata perché sono stato taggato in questo tag dalla mia amica Sara del canale L'Angolo degli Arcani che troverete in titolo e ovviamente il suo canale sarà linkato nella descrizione. Non ho scritto che è un tag, non perché volessi nascondere qualcosa, ma semplicemente per il fatto che quando scrivo che è un tag fa meno visualizzazioni. E un po' dobbiamo pensare pure a quelle, no? Come avrete letto, dobbiamo presentarvi i nostri 5 oggetti irrinunciabili dell'estate. E io li ho preparati per questo video. Il primo in realtà è un po' simbolico perché dicono che è mio, ma questo mi sta a fatica. È questo cappellino perché, specialmente noi che abbiamo la pelle chiara, non possiamo assolutamente permetterci di non proteggere la testa. Questi invece sono degli occhiali che io uso correntemente, perché altrimenti al sole non vedo nulla. E anche se li avevate già visti in un video haul, ve li faccio vedere un attimino indossati. Come sto? Sono di Tiger, 4 euro. Terzo oggettino irrinunciabile: la protezione 100, signori. No, al contrario. La mia insostituibile protezione 100, perché io, essendo rosso, ho un fototipo di pelle molto molto sensibile e devo proteggermi bene. Non fidatevi di chi vi dice che dura solo un anno, perché se cercate sul web dura ben 30 mesi, questa è dell'anno scorso e va ancora benissimo. Quarto essenziale, questo video è molto breve, molto frivolo, però spero che vi piaccia lo stesso. Il repellente, ragazzi, le zanzare sono innamorate di me, ma io purtroppo sono attratto dagli uomini e non dalle zanzare, quindi non posso ricambiare questo amore e devo proteggermi. In realtà funziona anche per le mosche quando si innamorano e vorrebbero che tradissi le zanzare per loro. Ma questo non è possibile, quindi vive il repellente. Ultimo oggetto, ma non per importanza, semplicemente si tratta di un ordine casualissimo, è il labello, perché quest'estate è veramente calda e per quanto si possa bere, bere, ancora bere, io mi sono già tipo spaccato il labbro una volta e ho fatto largo uso del labello, anche se dopo averlo passato sulle labbra sembra di avere un lip gloss di quelli luccicanti, però non è un problema e si fa per la causa. Solo che mi sento un po' strano con il lip gloss addosso, anche perché penso che se fossi una donna sarei una di quelle acqua e sapone, perché non vedo molto l'utilità dei trucchi. Mi stavo dimenticando di taggare, anche se non metterò proprio questa parte a fine video, ma un po' prima. Onestamente, mi sono un po' perso tra quelli che fanno i video tag, per cui ho pensato due nomi alla veloce di persone che lo potrebbero fare volentieri. E siccome l'altra volta mi sono sbagliato e lo aveva già fatto, ritaggo Sontina F. Invece, per quanto riguarda persone che non taggo da un po', vorrei taggare per questo video Steffi Channel. Non lo so se ha intenzione di fare video per l'estate. Se ha intenzione di farne qualcuno, sei taggato. Bene, ragazzi, questo video è molto breve. Io ripeto, spero che vi piaccia lo stesso. Avevo piacere a fare qualcosa di un po' più rilassato ogni tanto. E soprattutto di fare qualcosa in cui mi ha taggato un canale amico. Io spero che questo piccolo video semplice vi sia piaciuto.
Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao!